Allora, notizia che riguarda Marta Novello. È uscita dal coma questa giovane di 26 anni, accoltellata lunedì scorso a quest'ora mentre faceva jogging in una tranquilla strada di campagna. Come sta adesso? Lo chiedo subito in diretta a Lucilla Masucci, da te le ultime notizie, perché so che hai parlato poco fa con i medici. Lucilla, raccontaci. Ha voluto subito vedere i genitori ieri sera. 10 minuti di chiacchierata e di sorrisi, ricorda tutto questa ragazza. E sì, Alberto, tutto quello che è accaduto qui lunedì scorso, quando era in questa pozza d'acqua aggredita da un ragazzino di 16 anni. 20 coltellate abbiamo detto fin qui, e invece Alberto oggi in un'intervista con il direttore dell'ospedale abbiamo saputo che le ferite sono 25 coltellate, ferite. 9 quindi... di queste coltellate. Non 20, ma 25 coltellate, Lucilla. 9, no, esattamente, Alberto, e purtroppo 9 di queste ferite sono al volto, al bellissimo volto di Marta. E quindi loro dicono: le abbiamo salvato la vita, adesso tocca a lei dimenticare, rimuovere questo shock. È una leonessa questa ragazza, vuole vivere, vuole raccontare, ricorda ogni dettaglio, Alberto, tutto tranne una cosa, il perché. Il perché Marta non lo sa. Devo dire che si rimane interdetti, Lucilla, l'idea che dove ti trovi tu esattamente lunedì a quest'ora una ragazza stesse facendo jogging come tanti di noi fanno nel tempo libero, guardate la strada tranquilla, io in questi giorni ho visto passare solo delle biciclette, pochissime auto e delle famiglie che in questo momento cercano di prendere aria, come sapete siamo tutti purtroppo chiusi in casa, ma perché colpire questa ragazza con 25 coltellate? L'ultima notizia che ci dà Lucilla Masucci, 9 di queste sul volto di Marta, pensate, la stiamo vedendo questa ragazza, questo viso bellissimo, io non ci posso neanche pensare. Allora, la domanda è una: perché è avvenuto tutto questo? Cerchiamo allora di capire che cosa dice la mamma di questo ragazzo, lui ha 16 anni e ha fatto tutto questo. Guardate, Donatella Cupertino. Marta si è risvegliata dal coma farmacologico. Fatemi vedere mamma e papà, ha subito detto. La 26enne, che lunedì era stata aggredita con oltre 20 coltellate mentre faceva jogging in una stradina isolata a Mogliano Veneto, è fuori pericolo. Ora i carabinieri cercano di ricostruire la dinamica dell'agguato teso da un ragazzino di appena 16 anni. L'ipotesi è di una rapina finita male, ma cosa volesse farne del denaro è uno dei tanti aspetti ancora poco chiari della vicenda. In questo momento non c'è nulla che ci convinca, non è stata una rapina. È Luigi, il papà di Marta, a parlare. La cosa che mi interessa ora è che Marta stia bene. Alla notizia del risveglio di Marta, la mamma del 16enne è scoppiata in un pianto liberatorio. Sapere che se la caverà mi rende davvero tanto felice. Mi dispiace, quello che ha fatto mio figlio è grave. Lei lavora come cuoca e lunedì è tornata a casa nel pomeriggio. Il tempo di una doccia e l'adolescente era sparito, lasciando il telefonino a casa. Ho guardato se stava sistemando la bici in cortile, ma non c'era. Ho chiamato gli amici e anche loro non l'avevano visto. È lì che ho iniziato a preoccuparmi e ho deciso di uscire a cercarlo. Ma appena aperto la porta mi sono ritrovata i carabinieri davanti. Ho pensato a un incidente, invece mi hanno detto dell'aggressione e io non volevo crederci. Mio figlio non era mai stato violento, non fa uso di droga, non abbiamo problemi economici, a scuola andava bene. All'inizio aveva buoni voti, poi è cominciata la didattica a distanza e lì è cambiato. Negli ultimi tempi non sopportava l'idea di dover restare chiuso in casa, quasi si sentisse in gabbia. E da quando la squadra di calcio in cui gioca ha sospeso gli allenamenti, la situazione è peggiorata. È l'unica ipotesi che riesco a fare, che lunedì pomeriggio il suo cervello abbia avuto una sorta di blackout. Non è una giustificazione, lo so, sto solo cercando un senso a tutto questo dolore. Questa era la mamma di questo ragazzo di 16 anni che ha inferto 25 coltellate a Marta. Avete sentito cosa dice questa donna? Il suo cervello a un certo punto è andato in blackout, forse il lockdown, il fatto che non va più a scuola perché c'è la didattica a distanza, il fatto che non si può più fare sport, evidentemente ha avuto un blackout. Lucilla, che cosa ci dici tu, cosa dicono? Ieri abbiamo parlato con il sindaco, con le persone, è chiaro che questa frazione è sconvolta come tutti noi per quello che è accaduto.
Alberto, io ti devo dire la verità, noi non abbiamo capito bene chi sia questo ragazzino, perché alcuni ce lo raccontano come un bulletto di quartiere e altri sono veramente increduli, assolutamente increduli sul fatto che possa essere stato qui a dare 20 coltellate ad una ragazza, ad una sconosciuta o proprio a Marta. Ecco, questa è la domanda che si fanno anche gli inquirenti, e hanno sequestrato cellulari e computer, perché stanno cercando nei cellulari e nei computer un contatto tra questo ragazzino e Marta. Al momento i genitori di Marta ci dicono no, noi questo ragazzo potremmo averlo visto in paese, però no, non abbiamo mai visto nostra figlia essere in contatto con questo ragazzino. Lucilla, quindi mi pare di capire che però la prima ipotesi, quella di un tentativo di rapina, a questo punto viene esclusa alla luce di quello che sta emergendo. E questo è un punto di domanda ancora aperto. Lo stesso avvocato del ragazzino, Alberto, dice come rapina è senz'altro anomala, senz'altro, riconosce l'avvocato, c'è un tasso di aggressività e di violenza in questa rapina che parla di un disagio profondo di questo ragazzo. E il ragazzino parlerà domani, sarà sentito dagli inquirenti nell'interrogatorio di garanzia a Venezia, ore 9:30, Tribunale dei Minori, e racconterà la sua verità. In attesa allora di capire cosa racconterà questo ragazzo di 16 anni, con la nostra inviata da giorni stiamo seguendo, devo dire dall'inizio, da quando questa vicenda è successa, lei è subito partita, è arrivata lì a Mogliano, capire che cosa lo ha mosso, capire qual è il contesto familiare di questo ragazzo che ha preso un coltello da casa, è uscito e ha sferrato tutte queste coltellate sulla povera Marta. Allora, Lucilla Masucci è andata a parlare con chi? Con il nonno, colui che ha cresciuto questo ragazzo. Guardate cosa ci ha raccontato. Sono Lucilla Masucci, lei sì, è il nonno. Sì. Lei lo ha cresciuto, suo nipote, come un papà per lui. Sì, sì. Testa bassa, c'è tutto il dolore di questo nonno nel suo sì. Tutti i 16 anni in cui ha fatto il papà di suo nipote, perché il papà non c'era. Lo racconta suo nipote? No, non posso dire niente. Parlate con l'avvocato, io non posso rispondere. Ha paura questo nonno, paura di dire le cose sbagliate. Che ragazzino era? Mai stato violento? No. Non è mai stato violento, mai stato così. Andava a scuola, andava a calcio, faceva le cose giuste. Le cose giuste si interrompono lunedì scorso. Quel nipote, quel figlio, accoltella Marta 20 volte. È logico che il fatto è un po'. E non le trova questo nonno le parole per quel fatto. Le parole arrivano solo per Marta, per i suoi genitori. Mi dispiace tanto e spero che vada bene tutto, che sia. Per Marta che gli vada bene.